Benvenuti a un altro dei nostri corsi, in questo caso è Gastronomia 1. Uno, 1, Susanna, cucina giusto? regionale italiana. Anche perché comunque nel progetto generale delle materie che noi vi proponiamo all'interno della macroarea didattica di culture e politiche alimentari, la gastronomia italiana è importante. Parleremo dei marchi di tutela, vedremo insieme quali possono essere le diverse leggi e quali sono i modi di affrontare al meglio questo incredibile mondo del cibo, perché ci sono anche chiaramente dei vincoli di carattere europeo che possono però aiutarci a trovare i grandi E prodotti. che sono sempre in continua evoluzione, Certo, e quella è una certo. cosa importante, quindi stare aggiornati e stare al passo anche con quello che giustamente sono le politiche alimentari e anche le visioni, perché è importante anche avere le visioni per quanto riguarda, insomma, l'affrontare un Vogliamo che tema. imparino a memoria? No, noi Vorremmo? vorremmo instillare, cioè, il nostro approccio socratico, aprire quel vuoto, quindi la curiosità, e imparare a fare con voi, perché siamo disposti anche a prendiamo molto anche da voi, ad avere proprio una visione, un ragionamento che può essere utile per sviluppare poi un pensiero, no? Allora, ricordiamo che diverse le cucine regionali che Vabbè, sono la Valle toccheremo. d'Aosta, il Piemonte, Se cioè le nostre tutte le cucine, regioni, tutte le ognuna ci cucine. sono gli elementi dei dolci, dei salumi, del pane e poi ancora della Le pasta. radici di le regioni, la radice, e poi con le sue varie evoluzioni, perché la cucina regionale ha una sua Parte storia. conclusiva del corso sarà dedicata invece alla degustazione sensoriale guidata per quello che sono i prodotti italiani, fra esempio l'olio di oliva, l'extravergine di oliva, il pane, insomma, piccole cose che magari poi verranno anche approfondite Cioè in altre lezioni, negli l'Italian altri sounding, perché voglio corsi. dire, l'Italian Certo, sounding è uno dei ne problemi, parleremo. e il fattore stesso di questi sei alimenti come l'olio d'oliva, la pizza, eccetera, Sono eccetera, piratati, c'è un sono sacco di problemi. piratati, e E quindi comunque ecco. questo serve per un approccio multidisciplinare, perché noi vogliamo portare avanti questa visione di poter collegare con anche le altre materie. Quindi cerchiamo di insieme fare questo percorso. Siamo a disposizione, ricordiamo che abbiamo la nostra enciclopedia digitale tacquinigastrosofici.it, che è diretta da Susanna, dove trovate gli approfondimenti Tutto. anche in piattaforma. Ci sono informazioni, ci sono video con alcuni ospiti che abbiamo intervistato per spuntini letterari che Certo. possono arricchire il concetto stesso della materia. Quindi Gastronomia 1. Studiatela con impegno, ma soprattutto con E passione. fatevi un vostro pensiero.